Ciao a tutti amici di Play Latina Web TV e ovviamente un caro saluto a tutti gli amanti della musica e del ballo. Io sono tornata in studio con due fantastici personaggi che avete già conosciuto nelle precedenti puntate. Parlo di Raul e Mirko Casadei. Saluto i miei due ospiti, inizio subito perché l'argomento della giornata è le canzoni. E parto subito con una domanda proprio a Raul. Raul, hai qualche canzone che prediligi? Qualche canzone che è stata il tuo fiore all'occhiello e quindi la canteresti di continuo? Il tuo rapporto con le tue canzoni? Io in realtà amo le mie canzoni come se fossero figli miei e poi le ritengo, ne sono tanto innamorato, non mi vergogno a dire che sono belle, che sono le più belle del mondo, però restano nel cuore della gente. Ce n'è una poi che si chiama Tavola Grande. È la storia di un signore che lavora, che viene a casa in bicicletta da lavoro di sera, inverno, c'è la nebbia, è stanco, un po' avvilito, e poi sta arrivando a casa, posa la bicicletta, guarda la sua casa, vede la finestra illuminata, dai, comincia a emozionarsi un po', spia di nascosto dentro la cucina della finestra e vede la tavola bianca col vino, il pane caldo, i toglioli, tutto pronto, tutta la famiglia che lo aspetta, e lì si emoziona e lì gli passa la tristezza e lì capisce che uno dei valori più importanti della vita è la famiglia, la tavola grande. So che la famiglia per te è molto importante, Raul, lo si evince, insomma, al di là delle canzoni che tu hai scritto anche dalle interviste, insomma, delle prime puntate, sia dal tuo modo di parlare della famiglia Casadei, ma anche da quello di Mirko. Prima di andare avanti, però, e parlare delle altre canzoni, mi viene in mente un aneddoto che mi raccontavi anni fa e che mi è rimasto sempre impresso. E mi ricordo l'aneddoto del funerale. Hai voglia di raccontarlo ai nostri web spettatori? Noi andiamo anche a fare i funerali perché la gente ci vuole. Per me il più emozionante è stato il primo. È morto Minola, Minola di Fiumana di Predappio, sua moglie è una maestra elementare, lui impiegato comunale. La moglie telefona, Minola è morto, ha messo in testamento che vuole l'orchestra Casadei e ha messo i soldi in banca sul libretto per voi. Toccava a me perché mio Dio non c'era più. Io parto un po' emozionato, la mia chitarrina, qualche musicista e arrivo là la signora, la cassa era aperta, il morto si rideva, il cuore mi batteva, un gran silenzio, tutta la gente attorno, la moglie col velo e noi cominciamo. Io penso, ragazzi, dico ai miei collaboratori, facciamo una canzone triste, adatta. C'è una canzone che avevamo scritto di mio zio che si chiamava Non voglio perderti, parole tristi, non voglio perderti e non ti perderò. Cominciamo, tutto un silenzio, poi la signora, la vedova viene vicino a me, mi batte la mano sulla spalla, mi fa ehi Casadei, ma lui non vuole queste canzoni qui, lui è una persona allegra, positiva, vuole canzoni allegre, soprattutto lui è un cacciatore, vuole il valzer del cacciatore, poi vuole sentire l'atomica con i clarini, la polca, tutte queste cose qui. Allora noi abbiamo preso coraggio, abbiamo fatto la polca atomica numero 3, che è un brano che ha scritto mio zio, col clarinetto, sax, chitarra, e la gente ha cominciato a sorridere e il funerale era più vero perché rappresentava la vita che aveva vissuto Minola lì a Fiumana di Predappio, mentre Non voglio perderti era una nota stonata. Poi alla fine io fui obbligato ad andarmene perché avevo uno spettacolo sera, salgo sulla macchina con i miei collaboratori e vado, e mentre andavo con gli sportelli con i finestrini aperti sentivo che il funerale era partito e che dagli altoparlanti sulla macchina suonavano la mia canzone che fa questo è il valzer del cacciatore che al mattino se ne va. Eh sì, la vita è bella. Grazie Raul per averci raccontato questo aneddoto. Mirko, ti chiedo, la tua esperienza invece, le tue sensazioni quando ti presenti in questo tipo di cerimonie? Devo dire un'emozione unica, incredibile, un misto tra lacrime e sorrisi, ma devo dire che è bello questa cosa anche che la gente in qualche modo lascia nel suo testamento di essere accompagnati dall'orchestra Casadei. Ovviamente quando possiamo, quando non siamo in giro per l'Italia o per il mondo, cerchiamo di essere sempre presenti anche a questi avvenimenti un po' tristi, perché diamo l'ultimo saluto con il sorriso sulle labbra. E io ringrazio i simpaticissimi Raul e Mirko Casadei che sono stati anche oggi con noi. Vi invito ad andare a vedere altre due bellissime loro canzoni che fanno parte del repertorio ormai storico di questa bellissima band orchestra. E io vi aspetto nel prossimo appuntamento sempre con Mirko e Raul Casadei. Ciao! Direi non una vita da mediano,
ma una vita all'attacco al 100%. Romagna capitale.